Animali e piante sempre più a rischio, biodiversità in declino in tutto il mondo ad un ritmo allarmante. Sentiamo Laura Piccinelli. Non c'è area esclusa sulla Terra dall'impegno per il futuro che oggi ci ricorda in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità l'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'ONU ha infatti messo in evidenza il grave rischio di perdita insostenibile per l'umanità di gran parte della natura. A 25 anni dall'entrata in vigore della Convenzione sulla diversità biologica i dati sono allarmanti. 69 le specie estinte negli ultimi anni, a rischio non solo il 26% dei mammiferi ma anche il 41% degli anfibi e il 13% degli uccelli. Il paradiso terrestre, formato anche da acque e foreste, potrebbe diventare sempre più piccolo. Le cause sono direttamente o indirettamente riconducibili al comportamento umano, dallo sfruttamento della caccia e della pesca, e ancor di più dal bracconaggio, fino all'inquinamento, dalla cementificazione che ha portato a far scomparire 30 milioni di ettari prima coperti da alberi, alla plastica nel mare e all'inquinamento invisibile che rende il loro habitat inospitale agli stessi pesci. Un impegno comune già iniziato. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato le numerose azioni condivise a livello internazionale per contrastare efficacemente la perdita dell'inestimabile valore collettivo della biodiversità.